Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di. Stasera parleremo dei fatti nostri, fatti vostri, i fatti miei. Parliamo allora dei fatti dei personaggi. Personaggi quali? Portiamo quattro personaggi dei videogiochi. Portiamo Xion e Roxas di Kingdom Hearts, per il piacere di qualcuno che praticamente mi stalkera con Kingdom Hearts. E ce l'ho Chi anche là, saranno? e ce l'ho anche con noi stasera. Chissà chi è, uno che ha l'immagine in bianco e nero. Boh, chi sarà mai? Gli altri personaggi sono Guidolin, non lo riesco mai a dire. Nerta, Gwendolyn. qual è il personaggio? Gwendolyn. Guidolin di Dark Souls. E Onimusha 2. Per la precisione porto Jubei. Ok, allora, gli ospiti di stasera sono Kevin, Tanto piacere, raga. Ciao Enzie a tutti. e Nerta. Buonasera. Nerta, Sfide. Nerta che come Neffa. No, non mi è riuscito No, no. l'appellativo. Nerfa, Lo so, è nerfa. squalidissimo. È proprio nerfa, nerfato. Com'è? Nerfa? È proprio nerta. Ah, quella è Nerta. Sì, Oddio. proprio così. Ok, Guida. va bene. Ho fatto la mia gaffa di inizio video, me ne vado. Ok, ciao. Allora, come ho Sede, posso detto. chiederti una cosa? No, ho paura quando tu parli. No, serio. Stiamo sempre su YouTube, giusto? No, Twitch. Ah, siamo su Twitch questa volta. Anche un po' anche su YouTube, però dopo. Ah. Dopo però. Ok. Dopo. Ora no, ora subito no. Solo Twitch. Posso raccontare io la battuta squallida di Dimmi. inizio live? Non fidarti del fieno, sfide. Tutte balle. Ok, io me ne sto andando, che sono il proprietario del canale. Voi che fate? Ma io vero che rimango per compagnia, dai. Noi non facciamo una macchina e ce ne andiamo? No, non si fanno Vabbè, queste non vi chiedo i soldi della benzina, però ce ne andiamo. Ok, dai. Iniziamo un po' a parlare dei personaggi di stasera. Il primo a parlare stasera è Guidolin, allenatore del Chievo. Vai, Netta, parla. Mi muto? Allora. Sì, mutati, Enze. Allora, il motivo per la quale nel mondo di Dark Souls ho deciso di portare proprio Gwendolyn è il fatto che questo è uno di quei personaggi che quando si gioca magari la prima volta addirittura non si va neanche a conoscere, perché parliamo di un boss secondario che può essere trovato in una maniera abbastanza particolare, diciamo. La sua storia è davvero intricata, complessa e in generale parliamo letteralmente di quella che può essere definibile una chimera, ovvero un'unione di più esseri in un unico corpo, perché come potete vedere ha gambe da serpente e un corpo umano. In generale, comunque, Gwendolyn è un personaggio che nasce in un mondo dove inizialmente c'era una completa indifferenza. Cosa intendo? Intendo che il mondo di Dark Souls, prima della nascita della fiamma, ovvero quello che fa iniziare tutto, una sorta di Big Bang a livello appunto del mondo, appunto prima della nascita della fiamma, avevamo questo mondo completamente amorfo, avvolto dalla nebbia. E dove vivevano draghi immortali. Poi un giorno, come dal nulla, arriva questa fiamma che porta alla diversità, nasce la luce, il buio, nasce il freddo, il caldo, come dice anche l'introduzione del
del gioco. E in generale nascono anche questi esseri che possono essere definibili umani, ma in realtà sono più definibili giganti dal gioco, per quanto abbiano fattezze umane, che non sono immortali come erano i draghi che vivevano quel mondo, ma sono esseri appunto mortali e che in generale sfidano i draghi e tramite l'elettricità, l'unico punto debole, riescono a sterminare questi draghi immortali, che appunto erano immortali, sì, ma solo tramite quelle che erano le loro scaglie, che tramite l'elettricità sono distruttibili, e in generale popolano il mondo. I quattro personaggi principali di questa storia sono, o meglio, appunto, i quattro personaggi principali di questa storia sono Gwyn, che è il padre di questo personaggio, di Gwyndolin, Nito, la strega di Aizalith e il nano furtivo. Parliamo di questi quattro personaggi. Non c'è possibilità ovviamente di approfondirli, diciamo che sono più che altro coloro che hanno fatto la guerra contro i draghi, sono i quattro appunto personaggi più grossi della storia, ma che cosa succede? Succede che tra tutti questi succede che appunto tra tutti questi draghi che loro affrontano, un drago si ribella. Questo drago, chiamato Sette il Senza Scaglie, Sith in realtà si chiamerebbe, però è meglio pronunciarlo in questo modo per una questione di differenziazione tra alcuni personaggi che hanno un nome simile. Sith il Senza Scaglie, perché appunto è nato senza le scaglie, si chiama proprio in questo modo, è immortale, sì, non è immortale, e è geloso dei draghi, li tradisce e Gwyn gli dona in questo modo una parte del regno, gli dona un ducato, appunto. Cosa succede? Succede che poi Sith si accoppia con un altro personaggio e nasce la madre di questo personaggio che si chiama Priscilla. E Gwyn cosa fa? Grazie a Priscilla, appunto, fa nascere Gwyndolin. Abbiamo in generale quindi questo personaggio che ha queste gambe da serpente, questo corpo umano, perché è l'unione, appunto, tra quelli che sono draghi e quelli che sono esseri umani. Il personaggio in sé è una divinità, ma non nel vero e proprio senso della parola. Questo perché in Dark Souls gli dèi non sono dèi di nascita, sono dèi perché sono esseri talmente tanto potenti che hanno deciso di appropriarsi di questo nome. In generale, appunto, Gwyndolin, essendo il figlio di Gwyn, ottiene appunto questa onorificenza di divinità. Succede però che arriva questa epidemia, l'epidemia della non morte, questa maledizione che porta l'intero regno a vivere questo stato in cui molti esseri non sono né morti né vivi, sono queste sorta di zombie. Questo a causa del fatto che la fiamma che ha fatto nascere tutto si stava per spegnere. E come vuole la natura, quando si spegne una fiamma, come sono morti i draghi, come si sono estinti i draghi, si sarebbero dovuto estinguere anche loro. Però cosa succede? Gwyn decide di sacrificarsi, dà la sua vita e riesce a prolungare per altri 1000 anni questa fiamma. Quindi succede che Gwyn, che è una sorta di re imperatore di questo mondo, non c'è più. E restano comunque i suoi figli, che non ve li ho nominati prima, ma Gwyn ha avuto anche altri due figli, di cui uno fu cacciato per la sua stupidità, come viene detto, mentre là è una sorta di Thor, perché comunque Gwyn viene molto visto come Odino, perché comunque si accoppia con vari personaggi di questa storia, e anche la figlia Guinevere. Guinevere però se ne va via da Norlondo, che è la città più grande che c'è in questo regno, in questo mondo. A Norlondo, infatti, è la città degli dèi.
Però cosa succede? Tutti gli dèi se ne vanno perché, nonostante Gwyn si sia sacrificato, questo mondo sta comunque per finire. Altri passano comunque 1000 anni e il mondo torna in questo stato. E se la sorella di Gwyndolin se ne va, e invece il fratello è stato cacciato per la sua stupidità, perché in realtà provava questa sorta di amicizia con quelli che sono dei draghi, Gwyndolin invece rimane ad Anor Londo. E cosa succede? Succede che questo personaggio vede come Anor Londo stia pian piano degradando, perché appunto come tutto il resto del mondo, anche Anor Londo dal suo grande fasto, dalla sua grande bellezza, sta iniziando pian piano a diventare sempre peggiore, no? Cosa succede quindi? Gwyndolin crea un'illusione. Infatti Gwyndolin è un dio illusorio, letteralmente crea un'enorme illusione e crea un sole che non esiste davvero, ma lo crea. E quindi Anor Londo, come vedete anche in questo corridoio, è totalmente illuminato. Ma che cosa succede? Decide di utilizzare come base fondamenta di questa illusione una copia di quella che è la sorella Guinevere. E se nel gioco vai ad uccidere Guinevere, questa illusione sparisce e il mondo diventa totalmente buio. Da questo deriva il sole oscuro, perché Gwyndolin è appunto il sole oscuro. Parliamo comunque di questo. In Dark Souls 1, che è il capitolo nella quale lo si affronta, questo è quello che si sa. Poi lo si va ad affrontare perché una volta che si è eliminato la proiezione della sorella, quella versione finta della sorella, si aprirà comunque un muro illusorio che ti permetterà di affrontarlo ed ucciderlo. Ma in Dark Souls 3, che è un capitolo che venne fatto anni dopo, quando ancora Dark Souls 1 venne fatto con mancata consapevolezza di fare altri capitoli, in Dark Souls 3 succede che Anor Londo c'è, la si esplora, però non è la stessa Anor Londo, è congelata, il sole non esiste più e in generale Anor Londo, proprio la cattedrale in cui noi incontriamo Gwyndolin, è stata completamente coperta. Questo perché un essere, questo vi racconto che fine ha fatto in generale Gwyndolin, questo essere chiamato Aldrich era un mangiatore di uomini, mangiava le persone e pian piano ha finito per diventare un'enorme melma, un enorme agglomerato. Cosa è successo dopo che ha iniziato a mangiare uomini e a potenziarsi? Ha finito sostanzialmente per puntare più in alto e alla fine è arrivata ad Anor Londo e si è mangiato letteralmente Gwyndolin, diventando un mangiatore di dèi. Questa è la fine che fa questo personaggio, che in generale vede un mondo che sta per finire, che è in procinto di finire, insalvabile se non con il sacrificio di altre persone, e che cerca di mantenere quelli che erano i fasti di un regno che ormai non esiste più, un regno morto. E questa è la storia di Gwyndolin. Un dio illusorio. Ok, quindi praticamente il gioco si gira attorno ad un pensiero illusorio della magia. Sì, diciamo che Si questa vive in ci sono un'illusione vari. continua. Diciamo di sì, perché alla fine comunque nel resto del gioco, per quanto poi a livello di gameplay ed estetica sia stato evitato perché sarebbe stato un po' difficile realizzarlo in maniera interessante, in tutto il mondo di Dark Souls è presente un sole finto che in realtà si dovrebbe spegnere, ma poi non viene spento per motivi di gameplay e tutto. Appunto, Gwyndolin crea un sole in tutto il regno. E la magia sì. È anche vista in maniera illusoria, però ci sono vari tipi di magia. La magia in generale nasce appunto dal nonno di Gwyndolin, ovvero Sithil senza scaglie, e è appunto lui è il padre della magia. Infatti la scuola più grande della magia viene chiamata Scuola del Drago, proprio perché appunto nasce da questo personaggio. E in generale la magia può essere utilizzata sia per attaccare sia non. Gwyndolin infatti utilizza magie illusorie, ma addirittura, cioè, attacca con veri e propri attacchi di. Cioè, con veri e propri raggi di luce, comunque. E in generale, questo corridoio è infinito, ma è Ma è un'illusione. un'illusione.
proprio perché Sensei, mutati. è proprio perché noi vediamo il corridoio nella scena in cui Gwendolyn appare, in cui Gwendolyn ci affronta. Noi entriamo in questo corridoio che è sì lungo, ma non poi così tanto. Gwendolyn cosa fa? La boss fight come avviene? Avviene che sostanzialmente il corridoio si allunga un sacco e noi inseguiamo Gwendolyn, lo attacchiamo, ma questo si teletrasporta e ci continua ad attaccare con dardi magici o anche frecce magiche. Questa è letteralmente la boss fight contro Gwendolyn. Il Il maschio maschio femmina. Il e maschio femmina. femmina? Allora, il fatto è questo, che è sì maschio, però allo stesso tempo è stato affemminato probabilmente dal padre. Questo perché appunto l'unico figlio che ha avuto il padre era stato cacciato appunto per la sua stupidità, fraternizzava con i draghi e quindi di conseguenza probabilmente Gwyn non voleva altri figli maschi e quindi ha voluto un po' nascondere queste fattezze. Questo perché in realtà è appunto un maschio, anche una voce maschile è un maschio, però si veste da femmina, sì. Sì, abbiamo anche conferma in chat. Ciao Dimitri, dice tecnicamente maschio. Sì. Poi, appunto, cioè nel senso, è il sole oscuro e viene anche recepito in questa maniera maschile. È il dio del sole oscuro, non la dea. Viene parlato anche in questo modo. Quindi il dio, non divinità. Sì, comunque è un dio. Poi, No, come ho nel detto senso di dire prima, come aggettivo maschile o femminile, dice Dio, è non un. divinità. Sì, viene detto dio, viene detto come dio. Poi le descrizioni. Parliamo comunque di un gioco in cui la narrativa è molto nascosta dalle descrizioni. Bisogna andare a leggere le descrizioni per scoprire quelli che sono i vari fattori di storia, eccetera. Io ti farei delle domande a livello di battle, quindi Ok. questo personaggio. Che fits dimostra? Cioè, dove lo posso collocare come versus verso qualcuno? Cioè, che tier Allora, ha? Parliamo prima di tier. Che cos'è? Per come ho capito è pronto probabilmente un 3B, se ho capito bene. ovvero cosa intendi come Galaxy. 3B? Galassia? Sì. Allora, il fatto è questo, che lui, che Gwendolyn, riesce a creare illusioni che sopravvivono anche alla sua morte, cioè. In generale, se tu uccidi Gwendolyn, perché c'è anche un secondo modo per affrontarlo, bisogna trovare un certo anello che, se equipaggiato, ti permette di vedere la sua illusione. Però, se tu lo uccidi quando ancora l'illusione è in piedi, questa illusione sopravvive alla sua morte. E in generale è proprio così. Lui riesce a creare un'illusione che va in un intero regno, riesce a creare un vero e proprio, tra virgolette, sole fittizio, che può sopravvivere alla sua morte come non. Cioè, in generale, Aspetta, comunque, a livello di. fammi capire un'altra cosa. È immortale? Non è immortale perché lo si può uccidere nel gioco, per Ok. quanto la sua anima sopravviva alla morte. Questo perché quando lo uccidi ti dà la sua anima, che puoi assimilare, perché in questo gioco tu assimili l'anima di chi combatti per diventare più forte, ma in generale non è immortale. L'immortalità appunto è finita con la fiamma, è proprio questo il fatto. La sua fonte energetica qual è? È la fiamma? La sua fonte energetica non è la fiamma, ha in realtà energie praticamente infinite, cioè non ha mai mostrato segni di stanchezza o simili. Infatti, la sua energia in realtà è anche talmente tanto grande che può proseguire anche dopo la sua morte. È appunto un potere enorme, per quanto però nel gioco non sia stata resa potente quanto si pensava. Questo perché sì, è fortissima. La magia in Dark Souls spezza la maggior parte degli scudi, però per come è stata resa la boss fight in realtà non è poi così tanto difficile da battere, è poco resistente e comunque sì, fa tanto male, e questo è il fatto che vorrebbe essere resa come potentissima, però poi l'autore ha sbagliato in quel senso. Infatti poi in Dark Souls 3 è incredibilmente forte quando ti affronta la versione in cui divora, la versione in cui Aldrich la divora. Ok, io quindi ti farei questa domanda. Usando un personaggio di qualsiasi opera, ovviamente anime e manga,
chi mi usi contro di lei, di lui? Contro di lui? Allora, il fatto è questo, perché, per esempio, prendendo ad esempio in sé la storia di Dark Souls è basata molto sull'utilizzo delle armi, quindi parliamo comunque di una storia, di un gioco dove comunque un'arma può uccidere divinità, un'arma abbastanza, comunque un'arma formata da oggetti anche divini comunque. In generale parliamo di un titolo dove non un essere comunque capace di distruggere una città non è in, cioè lo può battere tranquillamente. Il fatto è che appunto crei quindi non ha un AP alto, ma è solamente axato da far schifo. È, diciamo che può creare comunque illusioni assurde. Il fatto è che ovviamente è nascosto, cioè non può essere trovato a meno che non sia lui a volerti trovare. È quello il fatto, perché nel gioco lo trovi, ma solamente perché o hai l'anello che ti permette di vedere, di entrare nel suo patto, perché ha un suo patto, ha una sua cerchia, tra virgolette, di fedeli, e questa cosa, appunto, c'è questo anello che ti permette di interagirci, e poi lo puoi affrontare in questo modo. Altrimenti, letteralmente, spezzando la sua illusione, lui si arrabbia e ti sfida, appunto. Lo puoi trovare in quel modo, anche perché parliamo comunque di un essere che è in grado di intrappolarti in maniera eterna all'interno di una città. Questo è quello che, appunto, nel gioco si intende che faccia. Poi a livello di gameplay puoi andartene, sì, però se muori ti teletrasporta sempre nello stesso punto. Ti può condannare a rimanere in quel posto se vuole, se non riesce ad ucciderlo. Quindi diciamo che a un AP ti posso dire tipo al Satan già lo batte. Sì, comunque sì. Diciamo che riesce, perché comunque a livello di illusione riesce a creare dei veri e propri soldati paragonabili paragonabili comunque alle divinità di quel gioco. Cioè, quindi bisognerebbe usare contro questo personaggio un altro personaggio immune alle illusioni, se ho capito bene. Sì, esatto. Poi comunque c'è, per quindi dire, se gli metto contro un Alucard, per dirti, Alucard di Van Helsing, sì, dovrebbe vincere tranquillamente, anche perché Kevin, mutati, anche perché Alucard, oltre ad avere tecniche di combattimento, usa le armi, se ho capito bene. Sì, in Dark anche Soul le armi sono le principali fonti di combattimento, cioè, devo dire. Sì, più che altro lì non si usano pistole o robe simili, però si usano spade, lance, archi e frecce, eccetera. Sì, spade, lance, archi e frecce, martelli, comunque quei tipi di armi. Diciamo che comunque una pistola normale forse non riesce ad ucciderlo subito, perché comunque ne resiste di colpi di archi anche pesanti, cioè, per dire, un vero e proprio arco, viene chiamato arco dell'ammazzadraghi, è un arco che lancia delle frecce che in realtà sarebbero ombrelloni, letteralmente, è come ricevere una velocità di un proiettile, un ombrellone in testa. Lui ne riesce anche a resistere un sacco di quei colpi, è proprio quello il fatto alla fine, no? Cioè, okay, ha sì resistenza, però bisogna comunque, ne ha poca, cioè, perché comunque molte altre creature ne resistono di più. Ok, quindi ti dico, se metto Alucard è un combattimento sensato, se metto Orochimaru di Naruto, ok, perché ricordiamoci che Orochimaru tentò alla vita di Itachi e Itachi lo rinchiuse in un'illusione, però Orochimaru sapeva di essere rinchiuso in un'illusione, quindi automaticamente lui è immune all'illusione, anche perché ricordiamo di come funziona il trasferimento in un altro corpo. Crea un'illusione, una dimensione a parte, almeno è illusione, e lì ingloba l'essere che deve impossessarsi. Quindi è immune all'illusione, Orochimaru. Quindi se metto Orochimaru versus Guidolin, è sensata la cosa, penso. Sì, è sensata, anche perché comunque, nel senso, cioè, il discorso è che comunque Guidolin, cioè, finché non lo trovi, non puoi fargli nulla. Poi
Poi comunque ha anche possibilità di mandarti contro eroi del passato che crea lui stesso. Lui è in grado di creare esseri viventi dalle illusioni che fanno appunto male, cioè creature che ammazzavano draghi immortali, per dire. Parliamo comunque di cose simili. Scusa un attimo, sì, Dimitri, ho detto 3B perché pensavo che era Galaxy, era giusto per dare un input come tier, però non mi sono andato ad informare, stiamo qui ora scalando insieme un personaggio, perciò ho detto 3B, ma non sapevo nemmeno che era un Love 6B, ti dico la verità. Non mi sono poi per nulla informato perché voglio informarmi ora e apprendere ora il personaggio. Ok, allora Nerta, io le domande le ho finite. Più che altro ti posso dire attacchi energetici, giusto per fare un B-Strangle. Attac Si lancia attacchi energetici? Sì, così da fare un B-Strangle con un altro personaggio. Lancia magie. È quello. Che Magia può comunque. essere considerato come una fascia energetica? Allora, la magia in Dark Souls è comunque una sorta di. Allora, il fatto è che le magie in Dark Souls sono più che altro derivati di poteri elementali, no? Cioè, per dire, esistono vari tipi di magie e abbiamo la pi Che è la piromanzia, che sono quelle cose più elementali, e parliamo appunto quindi di magia del fuoco, del veleno, eccetera. E lì sì, parliamo appunto di energia che viene da dentro, che può essere considerata una sorta di ki, però vabbè. E poi abbiamo i miracoli e le magie, che sono una versione un po' più ridefinita, e lì in quel caso non parlerei più non tanto di energia in quel senso, ma di una sorta di evoluzione di quel tipo. Cioè, perché alla fine comunque viene utilizzata, la magia viene attuata tramite un catalizzatore, ovvero una sorta di bastone che è capace di lanciare quegli attacchi, mentre invece la piromanzia, che è quella più elementare, va dalla mano, è un attacco che parte dalle mani. Invece. E quindi non è tanto attacco energetico, però deriva da quello. È Io un po' una sorta di attacchi, no? stai laggando, Nerta. Un problema mio? Non penso. Ok, penso che sia un problema mio, però vabbè. Ragazzi, voi avete qualche domanda da fare? Sì, è un problema mio. Ragazzi, voi avete qualche domanda da fare a Kevin, a Nerta? Molto probabilmente io ho qualche problema. Taci può cavarsela contro un esercito? Ok, perché parliamo comunque del fatto che Gwyndolin è in grado di creare, può creare eroi comunque del passato, cioè a Dado Londo comunque ci l'ha mantenuta vivente. Ragazzi, io entro ed esco perché ho dei problemi mi arriva tutto laggato. Entro ed esco.